Buongiorno a tutti i telespettatori, siamo in compagnia di Alberto Mazzurana, sindaco di Brentino Belluno. Buongiorno, sindaco. Buongiorno a voi. Ecco, allora, come ha affrontato? Volevamo chiederle il comune di Brentino Belluno questa emergenza sanitaria durata ben 3 mesi e ancora in corso più o meno. Ma la comunità di Brentino Belluno l'ha affrontata con disciplina e devo dire che abbiamo avuto fortunatamente non tantissimi casi, un solo caso grave all'ospedale, però poi insomma la cosa si è risolta. È chiaro che noi siamo una comunità piccola e tra di noi ci conosciamo tutti, per cui la preoccupazione poi c'è quando qualcuno viene colpito dal virus, e pur mantenendo la privacy, poi nei paesi piccoli si viene a conoscere chi viene colpito. E come comune abbiamo cercato di fare tanta informazione, abbiamo cercato di creare un gruppo di comunicazione apposito per dare ogni giorno una specie di bollettino, la davamo la mattina e anche la sera, la situazione provinciale, e davamo tutte le varie regole perché uscivano DPCM ogni 3-4 giorni con ordinanze regionali che si seguivano. Quindi abbiamo cercato di tenere informati i cittadini su quello che si poteva e non si poteva fare, tipo uscire dal comune, non uscire dal comune, quando andare, se andare a un altro supermercato. Poi noi abbiamo tante famiglie, noi siamo a confine col Trentino, quindi c'era anche un tema di confine regionale che tuttora persiste, perché fino al 2 giugno non si può uscire dalla regione, per cui ci sono ancora dei temi ancora da affrontare, ecco. Certo, ecco, avete messo in campo qualche iniziativa per i cittadini come amministrazione? Ma allora, al di là dell'informazione, noi abbiamo cercato di coinvolgere i cittadini, soprattutto i bambini più piccoli, perché stando a casa abbiamo lanciato loro delle iniziative, dei lavori da fare, poi abbiamo creato dei video anche divertenti che facevamo girare in maniera da coinvolgere i più piccoli e tenerli partecipi. Abbiamo fatto per esempio un video in cui i bambini dovevano fare un disegno che andava regalato virtualmente ai nonni e poi abbiamo fatto questo regalo ai nonni. Sono stati piccoli gesti che però ci hanno tenuto uniti e tenuto insieme. Ecco, queste sono delle cose che poi ci hanno aiutato. Poi c'è il tema della solidarietà economica. Quelli che hanno avuto grandissima difficoltà sono tutte le persone che sono rimaste a casa dal lavoro. Su questo va detto che lo Stato ha messo dei fondi. Noi abbiamo aperto anche un conto corrente dedicato per la raccolta dei fondi. Ringrazio tutti i cittadini e anche qualche impresa che ha donato dei soldi e sulla quale ancora tuttora dobbiamo ancora distribuirli perché l'emergenza economica durerà a lungo e quindi stiamo pensando delle nuove misure. E poi anche c'è tutto il tema delle mascherine, per cui anche lì abbiamo avuto delle donazioni importanti da dei gruppi industriali che ci hanno aiutato e che sono state distribuite poi dalla Protezione Civile. Protezione Civile è stata esemplare, è stato il cuore di tutta questa emergenza, la chiuderemo il 31 maggio, quindi la chiuderemo tra 2 giorni, la COC, il centro operativo comunale, che però non chiudiamo ma mettiamo in stand-by, nel senso che potremmo anche riaprire nelle prossime settimane se valutiamo che è ancora necessaria. Certo, ecco, come si è comportata la comunità di Brentino Belluno durante il lockdown, ma soprattutto adesso in questa fase 2 di riaptura, perché sappiamo che tante città, grosse città, hanno avuto problematiche riguardo gli assembramenti, l'uso scorretto di mascherine, insomma, come si sono comportati i cittadini di Brentino Belluno? Ma allora, devo dire, durante il lockdown i cittadini si sono comportati bene. Io ho visto un buon rispetto delle regole, si è cercato di seguire quelle che erano le disposizioni che venivano date a livello nazionale, di restare nelle proprie abitazioni. Non è stato facile, immagino per tutti, non è stato facile, però si è fatto abbastanza bene. Devo dire invece la fase attuale, la fase cosiddetta 2, è un po' meno bene e non voglio criticare i miei cittadini, però credo che sia un tema un po' generalizzato. C'è un po' di stanchezza e quindi la voglia di uscire è evidente e quindi c'è questa voglia di fare festa, di uscire, di cercare di incontrare gli amici che non si vedono da mesi. Bisogna stare attenti, lo dico. Ho visto alcune persone che non usano la mascherina, magari dalla fretta escono di casa e la dimenticano. Questo va evitato. Quindi faccio veramente un appello ai miei cittadini, poi ai cittadini anche dei comuni limitrofi, a prestare attenzione perché è ancora una fase molto delicata. Certo, assolutamente. Noi ci uniamo al suo appello e la ringraziamo per essere stato con noi. Grazie, sindaco.
Grazie a voi, buon lavoro e un saluto a tutti i vostri telespettatori e radioascoltatori.